causa di un improvviso e prorogabile impegno. Il concerto di questa sera è diventata, diciamo, ormai una piacevole consuetudine. Se non sbaglio sono circa 10 anni, forse anche qualcosa di più, che organizziamo in questo periodo, e della direzione artistica della sua presidente Laura Rosella. Porto i saluti del sindaco Vittorio Fiorucci, che ha avuto un'emergenza a livello amministrativo e quindi non è potuto salire qui ed assistere a questo concerto, che ormai è diventato, come appunto diceva il dottor Mancini, un appuntamento tradizionale in questo luogo. Intanto devo ringraziare Perugia e quindi il nuovo direttore, il professor Alcide Casini, Don Giuseppe Canassin, che ci dà questa opportunità in questo luogo meraviglioso. Quest'anno ho voluto onorare le aree più belle di Giacomo Puccini, che sono Davide Soggiu, c'è questo cantore che gioia inizio da 15 anni e si chiama Mattia Tognoli. Molto sintetica, non voglio annoiarvi. Davide Soggiu è diplomato al conservatorio di Perugia con il massimo di voti, la lode, e ha preso parte a tante rassegne. Diplomata al conservatorio di Perugia, Morlacchi, con il massimo di voti, anche lei ha partecipato a tante rassegne, sia in Italia che all'estero, all'Asbico, tante, insomma. Yeah.
geisha è una nobile decaduta di una famiglia nobile condannata al suicidio dall'imperatore. E quindi lei si sente nobile, c'è il pugnale del babbo con cui all'occorrenza si suicida anche lei, infatti lo farà. Lui si è messo in un'avventura che non vi dico, ha sposato queste nuvole, poi a un certo punto dice: io sono piccina, abituata alle piccole cose, però stai attento, ricordatevi l'onda di Hokusai, no? Che quando un giapponese si arrabbia... Possibile, ci vuole almeno due atti e mezzo. E quindi lei si difende a un certo punto, poi ne parleremo dopo, perché lui poi dice: e dopo? E lei risponde: curioso. Avete capito? Se una donna dice curioso, beh, insomma. Chi sono?